ottavi di finale, stadio Gaetano Bonolis. Teramo batte Pescara 1-0, Teramo in emergenza, tante le assenze, Chiremateng, Trasciani, Rossetti, Cucurullo, Fiorani e Soprano, Arrigoni non al meglio, parte dalla panchina Pescara senza Drudi e lo sfortunato Di Gennaro, debutto assoluto per Nicolò Radaelli, ha giocato solo in primavera una partita, settembre 2019, nel Teramo c'è Agostino Trepali, un giovane interessante prospetto, classe 2002, ancora non ha compiuto 19 anni, 4-3-3 per il Teramo, Montaperto, Bernardotto, Rosso, Pescara 3-4-3, Rasi e Zappella esterni, torna Valdifiori che viene in qualche modo rispolverato, soltanto 8 minuti in questa stagione in Coppa Italia il 15 settembre contro il Grosseto, ci prova Montaperto che calcia altissimo sopra la traversa della porta difesa da Nicolò Radaelli. Siamo al quinto minuto nel corso del primo tempo, la prima occasione del Pescara, il primo lampo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, non ci arriva, o meglio il tentativo a vuoto di Marilungo e poi alza la mira sotto misura Yanes all'altezza dell'area piccola, tutto questo al sesto nel corso del primo tempo su calcio d'angolo battuto da Mirko Valdifiori. Siamo al 22esimo con questa sortita offensiva del Teramo che sviluppa molto bene questa manovra, c'è Mungo, palla dentro per Buà prima del suo infortunio, palla in mezzo e questo è un intervento da sottolineare di Nicolò Radaelli che sceglie bene il tempo dell'uscita e va a sventare la minaccia. Poi Pescara, 30esimo nel corso della prima frazione, viene chiamato in causa Zappella, il suo cross, il tentativo di Marilungo con la palla che termina al lato, distante rispetto al palo destro della porta difesa da Agostino, aveva preso bene il tempo a Buà, Buà che però non ce la fa, stretto i denti, entra Viero, viene arretrata la posizione di Asio Osmanovic, sarà un fattore sulla fascia destra l'italo montenegrino, calcio d'angolo ancora per i biancazzurri, batte Valdifiori, il tentativo di Frascatore, praticamente un WhatsApp per l'estremo difensore del Teramo Agostino, ricordiamo classe 2002 proveniente in prestito dal Genoa. Poi Asio Osmanovic elude elegantemente Rasi, palla in mezzo, bellissima per Bernardotto che spreca l'impossibile, impatta malissimo il pallone, il classe 97 in prestito dall'Avellino, ma Asio Osmanovic ha creato già delle insidie sull'out di sinistra del reparto difensivo biancazzurro. Poi Diambo che fa un buon lavoro, viene servito Marilungo, lo spunto poi in stirata, ma non riesce a coordinarsi, la palla bloccata senza difficoltà dall'estremo difensore del Teramo Agostino, 47esimo nel corso del secondo tempo, c'è questo tentativo in avvio di ripresa di Mungo che viene contratto provvidenzialmente, anzi si trattava di Federico Viero, viene contratto provvidenzialmente da Iannes, poi un altro tentativo, il colpo di testa in chiusura di un giocatore del Pescara, insomma l'avvio di ripresa con qualche brivido di troppo per la retroguardia pescarese, il gol al quinto minuto era il preludio al gol del vantaggio, lo scambio sugli sviluppi di un fallo laterale, il cross di Asio Osmanovic, troppo piatta la difesa a tre del Pescara, si inserisce con troppa libertà, con troppa facilità Federico Viero, il suo tocco imparabile alle spalle del portiere del Pescara Radaelli, dunque 1-0 Teramo, siamo al sesto minuto nel corso del secondo tempo, Federico Viero dunque sblocca il punteggio, rivediamo difesa troppo piatta, l'inserimento facile facile di Federico Viero, il tocco di giustezza ad infilare il portiere del Pescara Radaelli, poi ci prova Diambo, la palla sorvola ampiamente la traversa della porta difesa d'Agostino, siamo al minuto 62 nel corso di questa partita, la costruzione dal basso, guardate Mungo si addormenta, gli scippa il pallone Diambo che spreca un'occasione monumentale, occhi negli occhi con il portiere del Teramo Agostino, questa poteva essere davvero una grande opportunità, non l'ha sfruttata Diambo, siamo sempre sull'1-0, 65esimo, ma è l'unica vera occasione creata dal Pescara, c'è poi la conclusione di Mungo insidiosa perché vede il pallone all'ultimo momento Radaelli che riesce a sventare, ad allungarsi, a distendersi, a neutralizzare la conclusione dell'ex giocatore del Cosenza ma anche del Chieti, poi palla in mezzo ancora per Mungo che non la chiude
Bravo Ondrečka sulla fascia sinistra, prima partita da titolare per l'italo-albanese, ha concluso alle stelle Mungo, poi c'è l'espulsione di Bellucci, difensore centrale, un pallone sanguinoso a ritroso di un giocatore del Teramo, arriva prima Bocic, entrato in corso d'opera, chiaramente non protesta neanche Agostino, fallo da ultimo uomo, il numero 19, scusate, Bellucci, dunque cartellino rosso, il Teramo in 10 uomini, rivediamo, ma insomma la decisione dell'arbitro, il signor Bordini, Bassano il Grappa è ineccepibile, Teramo in 10, ma il Pescara concluderà soltanto una volta in questa occasione con Pompetti, entrato anche lì in corso d'opera, il suo sinistro velenoso con la palla che sfida di un niente rispetto al palo della porta difesa da Agostino. Siamo all'86esimo con il Teramo che ci prova con Birligea, anche lì è entrato in corso d'opera, sono state fatte tante sostituzioni dai rispettivi allenatori, poi vediamo Zappella, 89esimo, il suo traversone, il tentativo di De Marchi, poi Ferrari, tutti e due sono entrati nel corso della ripresa, nella parte finale del match, il colpo di testa ancora di De Marchi, la palla che termina lontanissimo dallo specchio della porta difesa da Agostino, si accendono anche gli animi, 92esimo, sono 5 minuti di recupero decretati da Bordin, di Bassano del Grappa, ma non accadrà di fatto più nulla, anche se, attenzione, Malotti, serie di finte, c'è un'altra grande parata di Radaelli, dunque il Teramo avrebbe potuto anche chiudere la partita in pieno recupero con Malotti, entrato in corso d'opera, bravo nel suo movimento, altrettanto bravo però il portiere del Pescara, Radaelli, finisce qui il Teramo con pieno merito, accede ai quarti di finale, Teramo batte Pescara 1-0, deciso Viero al quinto della ripresa.